Ciao a tutti, io sono Alessandro e vi parlerò della virtualizzazione. Okay. Chi di voi sa cos'è la virtualizzazione? Chi ha mai usato VirtualBox, VMware, cose insieme? Ok, allora, iniziamo quindi a spiegare che cos'è la virtualizzazione. La virtualizzazione è quando noi abbiamo il nostro computer e all'interno del nostro computer facciamo andare un'altra macchina, diciamo. Cioè, quindi se noi abbiamo installato Linux, all'interno di una finestra, dentro un programma, possiamo avere un altro sistema operativo, che può essere un altro Linux, Windows, o anche Mac OS X, e così via. E quindi vedremo quali sono i software di cui possiamo servirci per, appunto, virtualizzare i sistemi operativi. Questo in che caso è utile? Beh, ad esempio, per chi inizia, se magari sta usando Windows e non vuole, diciamo, installare subito una distribuzione Linux sul suo hard disk e quindi togliere Windows o comunque mettere in parallelo, può provarlo prima da Windows all'interno del sistema operativo virtualizzandolo per un certo periodo o anche definitivamente. O viceversa, se siete passati a Linux ma c'è qualche programma per Windows di cui non vi siete ancora liberati o non avete trovato una valida alternativa, potete comunque virtualizzare con la Windows e utilizzare un programma da dentro la macchina virtuale, quella che si chiama macchina virtuale. Allora vediamo, quindi abbiamo detto un primo uso, quindi sarebbe provare nuovi sistemi operativi, può essere Ubuntu oppure Windows 8. Io volevo provare Windows 8, ovviamente è ancora in una fase non stabile, non è che lo installo come sistema principale sul mio computer, farlo virtualizzo. Oppure appunto usare applicazioni di altri sistemi operativi non disponibili, in caso non so, Wine, che è quello che abbiamo visto l'altra volta per utilizzare applicazioni di Windows non funzioni. Ecco, la differenza con Wine è che Wine inseriva un livello per poter utilizzare applicazioni di Windows in Linux. Invece la virtualizzazione vi installa completamente un sistema operativo Windows, ad esempio, e vi permette quindi di utilizzare le applicazioni come se aveste installato la vostra macchina. Isolamento, a volte virtualizzare può anche essere utile se dovete fare, non so, cose sporche, magari volete provare qualche programma di cui non sapete la fonte, potrebbe contenere virus. Se lo mettete in una macchina virtuale, siete sicuri che non toccherà i vostri dati e non potrà in alcun modo apportare danni. Oppure anche un'altra cosa interessante è quella di accedere all'installazione di sistemi operativi preesistenti, perché presumo che molti di voi adesso abbiano installato Ubuntu e Windows su un'altra partizione. Chi di voi ha sia Windows che Ubuntu installato in questo momento? Ecco, diciamo diversi di voi. In questo modo che cosa possiamo fare? Voi accendete il vostro computer e avviate Linux e poi potete avviare virtualizzato il Windows che è installato sull'altra partizione e quindi usarlo. È una cosa molto carina che io faccio correntemente. Oppure a volte anche per utilizzare periferiche non supportate, ad esempio io prima avevo il mio cellulare HTC che era piuttosto complicato, sincronizzato con programmi per Linux e quindi a volte lo attaccavo via USB e lo facevo funzionare con Windows virtualizzato. Ok, allora quali sono gli strumenti più diffusi per le varie piattaforme? Il primo è VirtualBox, che è quello su cui ci concentreremo maggiormente e che per cui per ora lo salviamo. VMware è un prodotto commerciale, uno dei più noti e forse il più prestante, anche di questo parleremo perché hanno una buona compatibilità di VirtualBox e VMware, quindi rimandiamo anche questo. Uno che spinge al massimo sulle prestazioni ma che è diciamo poco user friendly e non ha molte feature è QEMU, che si occupa principalmente soltanto di virtualizzare, quindi non ha diciamo, una buona integrazione del mouse o cartelle condivise, questo genere di cose che vedremo ci sono in VirtualBox e in VMware. Xen è utilizzato soprattutto nell'ambiente server e per cui lo saltiamo. Allora, più qui ci sono domande, avete dubbi sulla virtualizzazione? Beh, comunque adesso la vediamo a nota. Per cui, iniziamo con VirtualBox. VirtualBox è tutto free software, quindi valgono tutti i soliti discorsi, free e così via. È multipiattaforma, quindi potete usarlo indifferentemente sia da Windows che da Linux, che da Mac OS X e persino da Solaris. Quindi, se abbiamo detto, volete virtualizzare un sistema operativo che è installato su un'altra partizione, potete farlo
potete virtualizzare Windows da Linux o Linux da Windows indifferentemente, e vedremo come. È semplice e diffuso, e per questo è quello su cui, ci concentreremo principalmente. Un paio di definizioni per avere chiaro i concetti in testa, di cui i concetti che richiameremo più spesso. Allora, ci sono due parole che dobbiamo imparare, host e guest. Host, ad esempio, se avete installato, se adesso avete avviato Linux sul vostro computer, allora quello è il sistema operativo, il sistema host. Se virtualizzate all'interno di Linux, Windows, questo è il sistema guest, ok? Quindi quello che virtualizzate è guest, e quello che sta fuori è l'host, l'ospite e l'ospitante, diciamo, va bene, in italiano in realtà sarebbe lo stesso. Va bene, proviamo. Allora, vediamo come funziona VirtualBox. Allora, questa è l'interfaccia di VirtualBox. Come vedete, dice la lista delle macchine virtuali che ho io. Ad esempio, questo è Windows 7 Real, che è Windows 7 che ho installato sull'altra partizione. Questa è una macchina virtuale di Windows XP. Questo è iTunes, un sistema operativo un po' esoterico. Poi abbiamo Windows 98, Windows 7, un'altra installazione, Windows 8 che però non funziona. Questa è la .pool, che è l'installazione che ho usato l'altra volta per fare l'altro talk, in cui ho installato tutti gli altri programmi. Poi una versione di Debian basata su BSD e Windows XP che utilizza Kafka. Proviamo ad avviare, ad esempio, non lo so. So fare una domanda. Prego. Windows 7 Real è una partizione che hai in locale, cioè un'installazione in locale di dual boot che però fai girare tramite VirtualBox. Esatto. Ma fai vedere. Sì, ma questo ci arrivo, comunque spiegherò come fare. È l'ultima parte, spero di arrivarci. Non lo so, proviamo ad avviare, vediamo qualcosa che funzioni. Vabbè, abbiamo un punto pool nella distribuzione dell'altra volta. Ovviamente a ciascuna macchina virtuale, cioè ha tutte le caratteristiche di un computer, quindi tra poco vedremo come si crea una macchina virtuale, bisognerà assegnargli un certo quantitativo di RAM, un certo quantitativo di spazio su disco, delle periferiche come la scheda audio, la scheda video e tutto quanto. Esattamente una macchina, un computer, diciamo. Aspettiamo un attimo che si carichi, adesso io gli ho assegnato poca RAM. Tipo andato piano, però sono ottimo. Perché non posso andare a fare di sì? Andiamo con l'altro metodo, perché intanto un attimo, va bene, inizia a introdurre un'altra cosa che è il tasto host, che è un'altra cosa che usiamo di frequente. Se vedete in basso c'è scritto control destro, e quello è il tasto che ci servirà per entrare e uscire dalla macchina virtuale, cioè quando voi cliccate dentro la macchina virtuale, la vostra tastiera, il controllo della tastiera viene preso dalla macchina virtuale, e quindi non potete più, ad esempio, cambiare finestra e cose simili. Per dare il controllo e toglierlo si preme il lost key, cioè il tasto host, che è specificato nel basso destra. Nel mio caso è control di destra, il tasto control di destra. Ecco, allora questa è, come vedete, il sistema operativo è dentro una finestra di una finestra qualunque, posso impicciolirla, e quindi qui dentro noi abbiamo un'installazione Ubuntu completamente funzionante. Possiamo vedere ai menu, insomma, è esattamente quella che ho usato per l'altro talk, e quindi posso dimostrarvi che funziona. Ad esempio, potrebbe riuscire a collegarsi a internet, possiamo avviare Firefox, proviamo a cercare Chrome, ok, funziona, quindi abbiamo un sistema operativo completamente funzionante. Ok, adesso proviamo a crearne una, vediamo come si fa. Non è affatto complicato, qui lasciamo che spegnere. E vabbè, così resta esattamente come fate voi sulla vostra macchina reale. Ecco, ad esempio adesso non posso più, ecco, adesso si è spenta, non posso più. Comunque, allora, proviamo a creare una macchina virtuale che contiene Ubuntu. Ok? Quindi torniamo su VirtualBox e la domina si fa nuova. C'è una procedura guidata piuttosto intuitiva, secondo me, che vi spiega cosa fare e vi dà anche già dei suggerimenti su quanta, ad esempio, memoria assegnare. Ad esempio, se installate Windows 7, vi suggerirà di mettere più memoria rispetto a Windows XP. Se installate Windows Vista, ancora di più, e così via. Quindi facciamo avanti.
e per tutto mi fa mettere un nome, per cui mettiamo che noi vogliamo installare Ubuntu 11.4, la chiamiamo Ubuntu 11.04, però potremmo mettere qualsiasi nome. Lui già ha capito dal nome che vogliamo mettere Linux Ubuntu, però volendo potremmo cambiare il tipo di sistema. E qui c'è una lista delle piattaforme supportate, c'è Windows, Solaris, PSD, VMware 2 e anche Mac OS X. Poi ci sono tutti i gusti Linux, ma comunque sia abbastanza differente, il primo campo è quello che conta per noi. Poi qui, come dicevamo, bisogna assegnare una certa quantitativa di memoria. A questo punto vi suggerisce 512 MB di RAM, che è sufficiente per fare un avvio. Ovviamente se vogliamo usare dei programmi di grafica, più RAM offriamo, meglio è. Se vedete la barra è divisa a metà, non so se riuscite a distinguere il colore, la prima metà è verde, la seconda è rossa. Il massimo è tutta la memoria del sistema, in questo caso io ho 3 GB di RAM, però diciamo che se voi mettete più della metà della RAM rischiate di compromettere il funzionamento del vostro sistema POS, cioè quello fuori. Per cui al massimo loro vi suggeriscono di mettere la metà della RAM che voi avete a disposizione. Ma tipo gli assegno 512 e poi effettivamente ne utilizzo di più, ovviamente si sistema dinamicamente, suppongo. No, non è possibile utilizzarne di più. Cioè è come se tu avessi un computer e ci metti solo un banco di RAM da 512. Non puoi usare meglio, al massimo puoi swappare, cioè. Si scanna un po' sulla paginazione. Sì, sì, la paginazione funziona esattamente come un sistema operativo qualsiasi. Diciamo che però è sempre. Cioè usare come RAM il disco ovviamente ti comporta dei ritardi. Vabbè, certo. E quindi non è prestante. Comunque sia, la paginazione ovviamente c'è, lo swap c'è, però più RAM dai ovviamente meglio è. In generale comunque vi annuncio già che, potrei intuire, le prestazioni della macchina virtuale sono inferiori rispetto ad avviare la macchina, cioè un sistema operativo fisicamente. Cioè non potete aspettarvi di giocare a Call of Duty dentro una macchina virtuale di Windows 7, anche perché la scheda video non è così avanzata, così il supporto per la scheda video non è così avanzato. Ok, altre domande finora? Ma quindi la memoria che mi utilizza è solo la RAM, cioè adesso, se io apro un programma con Windows che ho in virtual box, lui sta usando la RAM del mio computer, eh? Esatto. Sì. Cioè, oddio, potrebbe anche swappare quello lì, però comunque sia, in generale sì, usa soltanto una parte della RAM dell'host. Ovviamente quando lo avvii, dottor Box intelligente, non è che appena tu si accendia lui ti alloca 512 MB di RAM e tu non puoi usarlo. L'alloca dinamicamente, quindi se tu nel sistema guest stai usando 300 MB, non hai 300 MB occupati anche nell'host. Diciamo che questo è l'upper bound, il limite superiore. Ok. Allora, mettiamo 512 MB di RAM e facciamo procedi. Allora, qui arriviamo alla creazione del disco. Ovviamente una qualsiasi macchina, un qualsiasi computer, per poter funzionare, deve avere un disco, cioè per poter installare stabilmente un sistema operativo deve avere un disco. E quindi dobbiamo creare uno, quello che si chiama un disco virtuale. Ok? Che cosa sarà? In che cosa consisterà? In questo primo caso consisterà in un singolo file che starà nell'host, che peserà quanto noi decideremo. Ad esempio possiamo decidere, non so, una dimensione adeguata per un'installazione di Ubuntu potrebbe essere 20 giga, e quindi avremo un file da 20 giga sul disco che sarà il nostro disco virtuale e che sul quale quindi la macchina virtuale leggerà e scriverà tutti i dati. Ok? Adesso lo creiamo e vediamo come funziona. Allora, quindi qui va bene, dà la possibilità di scegliere se avete già creato in precedenza un disco virtuale di selezionarlo oppure di crearne uno nuovo. Adesso noi per provare ne creiamo uno nuovo. Allora, qui ci sono vari tipi di dischi virtuali, ma su questo ci torniamo dopo, però noi facciamo uno semplice. VDI che è il formato di VirtualBox. Facciamo avanti. Ecco, qui mi permette di decidere se allocarlo dinamicamente o fisso. Allora, un disco virtuale allocato dinamicamente vuol dire che all'inizio sul vostro disco occupa 0 byte e man mano che il guest ci scrive si allarga da solo, che è una cosa abbastanza intelligente, perché se magari voi avete dato 20 giga però poi dopo il sistema installato ne richiede solo 5, voi non avete occupati 20 giga sul disco esterno ma soltanto 5.
Ok. Dimensione fissa invece di per file da 20 giga, quello è quello che occupa. Adesso noi proviamo a fare uno di, diciamo, allocato dinamicamente. Anche qui VirtualBox vi suggerisce una dimensione a seconda del sistema operativo che avete selezionato. Per Ubuntu dice 8 giga, lasciamo 8 giga. Io vi consiglio un po' di più nel caso vogliate aggiungere tante applicazioni, perché sennò poi dopo trovate ad avere il disco pieno e dovete rifare una macchina virtuale, perché non si può allargare, o comunque sia è piuttosto complicato. Fatto questo, niente, la procedura della creazione del disco è completata e possiamo crearlo. Se mettete dimensione fissa, a questo punto vi si bloccherà perché dovrà scrivere sul disco effettivamente tutti i 20 giga, allocazione dinamica invece è immediato. E quindi abbiamo il nostro disco virtuale. E quindi adesso abbiamo finito la procedura di creazione del disco virtuale, che finiamo la procedura di creazione della macchina virtuale. Quindi facciamo crea e ci appare il nostro punto 11.04. Allora, adesso per capire un po' meglio andiamo a vedere effettivamente il disco virtuale in cosa consiste. Cioè, abbiamo il file manager. Allora, dentro al VM qui c'è la cartella della nostra macchina virtuale. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. Qui siamo sempre nell'host, ovviamente. Ci ha creato una serie di file. Qui ci sono due file di configurazione e questo è il VDI, che è il disco virtuale. Come vedete, la dimensione adesso è solo 36 kB, perché abbiamo detto che è allocazione dinamica. Ok? E quindi ancora non ha scritto niente. Se invece andiamo a vedere, non lo so, ad esempio la Ubuntu Pool, non farò questa, ce l'ho di là, allora, se andiamo a vedere la Ubuntu Pool, che è un'altra macchina virtuale che avevo fatto io, l'ho messa su un disco esterno, eccola qua, vediamo una serie di file, perché questa dovrebbero essere in totale tipo 20 giga, sì, sono 24 giga, per lo spazio. E questa qui io l'avevo fatta a dimensione fissa, quindi abbiamo una serie di file, non un unico file, ma diviso in file a 20 giga. Questo è comodo se volete copiarli, perché così se si interrompe a metà la copia, non è che dovete cioè se si interrompe la copia a 23 giga, non è che cominciate da zero, dovete copiare soltanto gli ultimi 2 gigabyte. E quindi questo è qua. Proviamo, allora, adesso questa qui la cancelliamo e proviamo a, facciamo finta di installarlo sulla Ubuntu Pool 2, cioè quella con l'hard disk è già creato, perché sì, è più semplice. Vediamo se mi sono indicati di qualcosa. Vabbè, proviamo, allora, in cosa consiste quindi l'installazione di un sistema operativo? Esattamente come avete fatto voi, dobbiamo inserire, tra virgolette, un CD nella nostra macchina virtuale in modo che si avvii la CD e poi possiamo installarlo. Quindi proviamo. Per impostare una macchina virtuale ha anche un lettore CD. E però che cosa usa come CD? Non è, potete usare anche il vostro lettore fisico, oppure potete passargli un'immagine ISO, che sono quelle che scaricate dal sito di Ubuntu. Cioè, quando prima di masterizzare un CD con su una live di Ubuntu, vi scaricate questo file ISO, no? Cioè, se avete presente. Per cui noi possiamo andare sulle impostazioni della nostra macchina virtuale, nella sezione archiviazione abbiamo il lettore CD. Sotto il lettore CD DVD, se schiacciamo qua, possiamo scegliere un CD, un DVD virtuale, e quindi noi possiamo andare, navigando sul nostro disco, arrivare ad esempio alla ISO di Ubuntu 11.04. Ok? Questo qui è il file che si scarica dal sito di Ubuntu. Proviamo a selezionarla e quindi ce l'abbiamo. Proviamo quindi ad avviare questa macchina e vediamo cosa succede. Esattamente come quando voi inserite un CD nel vostro computer e avviate, dovrebbe partire l'installazione di Ubuntu. Aspettiamo un attimo. Fino a qui ci sono domande, vi chiaro il concetto di disco virtuale.
quindi una volta che io gli do quello che si prende la memoria, quella memoria lì è allocata e cioè non la posso usare. Anche se io non uso la. Lo sto usando momentaneamente, cioè istantaneamente il programma. Allora, quando tu avvii VirtualBox, lui dice, tu gli dai il massimo di memoria che può usare. Noi abbiamo detto 512. Se tu hai dentro alla, non so, a Windows che stai virtualizzando e poche applicazioni aperte, lui usa meno memoria e man mano sale fino al limite. Oltre a un certo limite. Se io spengo Windows per dire che è una VirtualBox. Sì, sì, no, la memoria ti ritorna indietro completamente. Sì, sì, sì. Anche se ci sono delle applicazioni nella. Le applicazioni dentro, cioè tu per chiudere Windows virtualizzato, cosa devi fare? Devi arrestare il sistema e quindi prima di chiudere tutte le applicazioni, cioè proprio come se tu spegnessi un computer. Ok? Infatti se vedi prima quando ho fatto, sono andato su in alto a destra, ho fatto arresta e poi si è spento Ubuntu e quindi diciamo in quel momento mi ha rilasciato tutta la memoria e io sono tornato alla mia situazione originaria con tutta la mia memoria RAM disponibile. Ok, altre domande, questioni? C'è un errore, ma non è niente di grave. Sta partendo l'installazione. Sconfitto di quattro standard tipi. Se vedete, insomma, questa è la live di Ubuntu. Dopo vorrei sparire anche il programma di installazione. Adesso ovviamente non faremo l'installazione completa perché abbiamo già visto in altre lezioni come si installa. Ecco. Insomma, vedete, questa è la live di Ubuntu dentro alla nostra macchina virtuale. Per farvi toccare la torcia vi faccio vedere che ancora questa è solo una finestra. E quindi possiamo liberi di installarlo, possiamo fare try e install. Okay. Adesso vi farò tutti i passaggi di installazione perché comunque i procedimenti sono esattamente gli stessi di quando installate fisicamente, anzi potete avere diciamo, meno paura perché so che alcuni avevano avuto problemi che bisognavano cancellare partizioni e cose simili, invece voi qui potete fare tutte le sporcate del mondo perché tanto tutto quanto sta in un file, al massimo una decina di file, quindi non danneggiate in nessun modo tutto quello che vi stava prima. Okay. Per cui adesso facciamo finta di portare avanti l'installazione, terminare l'installazione, ci chiederà di avviare cose simili, chiudiamo brutalmente la macchina e quindi ci ritroviamo con il sistema operativo funzionante. Quindi andiamo, questo qui ci torniamo dopo magari. Abbiamo impostato la ISO come nel lettore CD, abbiamo avviato, abbiamo visto che cos'è lo SCII. Allora, le guest addition. Allora, se avete notato, prima la finestra era un po', è un po' brutta, cioè proviamo ad avviare un punto com. È un po' brutta perché una parte della finestra, cioè secondo il mio schermo è piccolo, non ci stava e quindi apparivano le scroll bar. Adesso tra poco dovrebbero apparire. Questo problema viene risolto dalle guest addition, ovvero sono una serie di programmi che si installano nel guest e permettono di migliorare l'integrazione con l'host, che ad esempio permette di ridimensionare lo schermo al volo o di fare molta meno fatica per spostare il mouse o anche di condividere cartelle senza il minimo sforzo. Aspettiamo che sia lì, potremmo dare un po' più di grano. Intanto vediamo un attimo il discorso dei dischi virtuali. I dischi virtuali ce ne possono essere di vari tipi, diciamo che per fare una nuova macchina virtuale al volo, ce ne sono di tre tipi. VDD, che sono il tipo di VirtualBox, e quello nativo. VHD, che è quello di un altro software simile a VirtualBox, però di Microsoft, che si chiama VirtualBG, insomma ve lo sconsiglio, è una cosa che c'è solo sotto Windows, non è molto diffusa. E WMDK che invece è quello di VMware, che è il software di cui vi avevo parlato all'inizio, ed è lo standard de facto,
Quindi personalmente vi consiglio di creare sempre immagini in formato UMDK, perché dopo vedremo che si possono usare anche in altri contesti. Inoltre, un'altra cosa intelligente che permette di fare il formato UMDK è quello di dividere il file del disco virtuale in file da 2 GB, in modo, come dicevo prima, di avere un file unico enorme, ma davvero da 2 GB. Peraltro, non so se tipicamente sugli hard disk esterni o sulle chiavette, una volta si metteva fatto 32, e questo è, insomma, non si fa il sistema che incentiva di avere file più grandi di 2 GB, e questo risulta molto comodo in questi casi. Va bene, detto questo, vediamo se si è aprito. Dicevo, se vedete ci sono delle scroll bar, no? Delle barre di scorrimento. Se vogliamo vedere tutto il desktop, dobbiamo scrollare, ok? E questo è piuttosto scomodo, direi. Volendo potremmo. Ma ci mettiamo una partita di nuovo ormai. Comunque sia, e quindi le guest addition ci permettono di risolvere questo problema delle scroll bar, per cui ci ridimensiona il desktop del guest automaticamente a seconda della dimensione della finestra che noi vediamo. Adesso se riesco a avviarlo come detto io, riuscirò a farmi vedere. Altre domande, dubbi? Vabbè, come vi dicevo, insomma, c'è questo problema delle scroll bar. Per risolverlo possiamo installare le guest addition, che sono appunto questi programmi per facilitare l'integrazione. Vediamo come si fa. Andiamo sul menu dispositivi, installa guest additions. Ok? Questo che cosa farà? Inserirà virtualmente un CD nel guest con su i programmi da installare. E infatti, se vedete, ci appare una finestra che ci dice: è stato appena inserito un supporto, è un CD, con software progettato per essere avviato automaticamente. E quindi noi possiamo avviare l'installazione di queste guest addition. Quindi qui diamo ok perché ci fidiamo, insomma, Letterbox per noi due ci fidiamo, ancora esegui. E partirà l'installazione delle guest addition. Siccome è una cosa piuttosto che installa del software a livello molto basso, vi richiederà una password, la password di amministratore, e quindi non preoccupate, inserite la password e quindi partirà l'installazione. Per chi fosse interessato ai dettagli tecnici, inserirà alcuni moduli nel kernel che permettono di interfacciarsi direttamente con l'host e con Virtualbox per rendere più agile la comunicazione. Quindi adesso costruisce le guest addition specifiche per il nostro kernel e tra un attimo dovremmo aver finito, dopodiché potremmo riavviare e vedere di far scomparire questo problema delle scroll bar. Faccio vedere Windows XP con su KDE, che è il sistema, il desktop environment che mi aveva fatto vedere prima Alessandro. Oddio, sì, perché dicevamo che KDE si basa sulle Qt e quindi sono molto portabili, e quindi portabili sia su Windows, Mac OS X e Linux.
quindi esiste una distribuzione di tutta la suite di software per KDE, per, anche per Windows, e io qui per fare una cosa simpatica, diciamo che ho tolto la barra di esplorare di source in basso e ci ho messo Plasma, che è quello di cui aveva parlato prima Silva, Alessandro, e quindi adesso ho avvio Windows, ma se guardate il contesto dovrebbe essere esattamente quello di KDE. Sì, fa un po' brutto per vedere sia nei consigli, ma se c'è su KDE va bene. Vediamo se tanto di qua. Ecco, vabbè, intanto di qui dice che ha finito di installare, quindi intanto vi avviamo. Dopo di avvio dovrebbe andare tutto a posto. Se lasciamo di avviare. Ecco, non ci ho messo le dita. Beh, comunque sia, vedete qui c'è la barra di campanile, ci sono tutti i software e si sembra proprio di essere sotto Linux, però in verità siamo sotto Windows, semplicemente abbiamo la suite di software campanile. Volendo potete farlo se andate su windows.http/windowskde.org, trovate un installer semplice da usare. Io ho selezionato tutti i componenti installati e questo è qua. Trovate anche Kmail, Digicam, che è un software che io apprezzo molto, per cui vi consiglio, volendo potete farmi un desktop con KDE anche sotto. Tornando alle nostre guest additions, si sta riavviando, intanto prendiamo KDE, prendiamo totalmente. Vabbè, poi se vedete qui ci sono vari comandi tipo pausa, se non so, magari ovviamente può richiedere molto processore utilizzare una macchina virtuale, per cui se volete sospenderlo un attimo e impedirvi di usare il processore fate pausa. Reset è un come schiacciare il tasto di avvia fisicamente per la macchina. Shutdown la CPA per prendere il tasto spegnimento. Poi si può integrare e togliere l'integrazione del mouse o no e inviare control al cancel, perché ovviamente soprattutto se siete a mano anche sotto Linux, se promette control al cancel il sistema operativo host non intercetta per primo e quindi il guest non lo prende, e questo è un modo per inviarlo rapido, per cui adesso andiamo spegnendo totalmente. Vediamo il nostro punto che si è riavviato, vedete che sono scomparse le strobe. Ok, adesso il desktop si ridimensiona a seconda della nostra dimensione della finestra. Come possiamo vedere, abbiamo sempre un buon risultato, qualsiasi dimensione gli diamo. Ok, e questo è molto carino. In più, non ci ruba più l'attenzione del mouse, possiamo passare da dentro a fuori comodamente. Le guest addition ci danno anche altre feature. Vediamo quali. Come abbiamo detto, tuttavia non sono disponibili per alcune piattaforme, ma diciamo che per Windows e per Linux, cioè se avete come guest Windows o Linux, ci sono, e di solito sono quello che si virtualizza più di frequente. Vediamo le funzionalità. Ci sono domande finora sulle guest edition? Sull'installazione abbastanza liscia. Se volete virtualizzare Windows è esattamente la stessa cosa, fate bisogna installare guest edition e vi apparirà un'altra finestra, ma comunque basta prendere vai avanti, funzionerà. E bisogna sempre riavviare. Quindi vediamo qualche funzionalità avanzata. Allora, diciamo, se una periferica non ha un drive per il nostro host, per il nostro sistema operativo, possiamo utilizzare il sistema operativo virtualizzato. Ad esempio, se non so, posso ad esempio passare il Mac, questo qui, se andiamo su dispositivi USB, vediamo la lista di dispositivi USB che ho collegato. In questo momento c'è il mio disk esterno e il mio mouse ottico USB. Ad esempio, se clicco qui, è come se attaccassi virtualmente alla macchina virtuale la periferica USB. E questo è l'ultimo esempio che dicevo, se avete un cellulare HTC e volete configurarlo con Windows che ha le sue applicazioni specifiche molto comode e veloci. Adesso lo faccio perché sennò poi non ho più il mouse.
oppure non so, una chiavetta internet, la internet key, insomma qualsiasi cosa. Se, un, se c'è un diaframma di assorbimento, se potete comunque utilizzarlo dentro la macchina virtuale. Poi, poi ci sono un'altra cosa interessante, sono le cartelle condivise. Ovvero, se volete condividere un file tra il guest e l'host, ad esempio una cartella, se volete condividere una cartella, ci sono vari metodi. Volendo potete tirare su un server F2B, potete mettere una condivisione di Windows, potete fare varie cose. Però la cosa più semplice è potete utilizzare una funzionalità integrata di VirtualBox che si chiama le cartelle condivise, che è una funzionalità usata sempre dalle guest edition, tramite la quale possiamo appunto condividere i file. Ad esempio, se vogliamo, non so, stiamo usando Photoshop da dentro la macchina virtuale, il risultato dobbiamo passarlo all'host, lo spostiamo in questa cartella condivisa e ce lo ritroveremo contemporaneamente sia nell'host che nel guest. E appunto ci serve per condividere. Per farlo bisogna andare sulla macchina virtuale, sulla finestra di VirtualBox di configurazione, ad esempio, non so, prendiamo, non so, si va su impostazioni, dentro a cartelle condivise vi permette di selezionare quali cartelle condividere facendo clic su questo piccolo icona, potete aggiungere altro e qui potete navigare in tutto il vostro sistema e, non so, la mia home, posso, potrei condividere la mia intera home e quindi dare accesso a tutto il sistema guest, accesso a tutta alla mia home, a tutto il sistema guest. Potete montarlo in sola lettura se ne volete far danni e anche specificare di montarlo in automatico. Allora, vediamo come farlo nel caso del client, cioè il guest sia Linux, sempre sul nostro Ubuntu Pool. Allora, in questo caso io ho già selezionato una cartella, soltanto che prima di poterla utilizzare bisogna fare una procedura, perché normalmente finirebbe in sul computer. Finirebbe in un file, bisogna andare in file system, media, e qui troviamo ad esempio il CD delle guest edition da cui abbiamo installato prima, perché è il punto dove vanno a finire i CD. E poi c'è questa qui che si chiama SF Bowl, che vuol dire Shared Folder Pool. Pool è il nome della cartella condivisa che io avevo selezionato. Però vediamo che c'è una X, perché non possiamo accedere. Cosa dobbiamo fare per accedere? Questa è una cosa piuttosto noiosa, però bisogna farlo, per cui ve la dico. Dobbiamo aggiungere il nostro utente al gruppo degli utenti che possono accedere. Quindi andiamo sul sistema, comunque poi ho sottoscritto nelle slide che verranno pubblicate. Sistema, amministrazione, utenti e gruppi. Ok. Carichi. Ecco, questo è il mio utente, è automare, non è scelto io. Si va su gestisci gruppi e cerchiamo tra i vari gruppi che ci sono di default in Ubuntu VBox SF, che vuol dire VirtualBox Shared Folder, proprietà, e aggiungiamo l'utente automare cliccando sulla punta. Okay. Facendo ok ci verrà chiesto la password dell'amministratore, perché è un'operazione che richiede i privilegi di amministratore. Abbiamo fatto, chiudiamo. A questo punto è necessario fare disconnettersi per poter aggiornare i gruppi in cui siamo, quindi facciamo rapidamente termina sessione, ci apparirà di nuovo la schermata di login, qui facciamo il login e ora siamo anche nel gruppo di box SF e dovremmo riuscire ad accedere alla condivisione. Proviamo di nuovo ad andare su risorse, computer, file system, tutto media, e adesso SF Pool, se vedete, non c'è più la... Oddio, ho perso gli effetti grafici, forse è troppo focato. Beh, insomma, non mi raggio. SF Pool, qui ci sono tutti i miei file in una cartella che ho anche all'esterno, ok? Quindi, non so, proviamo a creare un documento. Farlo, però ad esempio posso
Questa qui era una, se andiamo sulla cartella dei corsi Linux, possiamo vedere ad esempio le slide che sto usando fuori, posso accedere anche da qui, insomma è un metodo tramite il quale possiamo condividere file, è piuttosto comodo. Ma per questo video non ci parla. Allora, avete domande sulle cartelle condivise? Vita l'accesso a guest, mi dicevo qui, mi sono scritto così, non va perso in questo attimo. Poi c'è un'altra cosa carina che è la modalità trasparente, ovvero se voi volete tra virgolette scordarvi di stare usando una macchina virtuale, volete integrare le finestre del guest con quelle dell'host, dell'host, abbiamo la modalità trasparente. Ad esempio, non lo so, apriamo un programma, la calcolatrice, ok, la lasciamo qui, poi andiamo su visualizza e facciamo passa alla modalità trasparente e vediamo cosa succede. Ci è tornato il nostro sistema fuori dell'host, infatti c'è la finestra di gestione di Hyperbox, e se vedete, se vado su Ubuntu.pool mi apparsa la calcolatrice, però è completamente integrata nel sistema, infatti posso cliccare qui e tornare sul mio sistema host. Sta qui una finestra dell'host e sta qui una finestra del guest, e possiamo vederla fianco a fianco in maniera integrata, che è una cosa abbastanza carina. Cioè, possiamo anche questo dimenticarci di stare usando una macchina virtuale, funziona perfettamente. Volendo c'è qui in alto, se vedete c'è anche la barra di Ubuntu che sta nel guest e possiamo usarlo. Può essere una cosa carina. Per riuscire da questa qualità si prende CTRL L e tutto torna come prima. E questo si può fare sempre grazie alle guest edition. Se non ci sono domande, allora adesso veniamo alle cose più interessanti. C'è VMware, che dicevamo, un altro sistema di virtualizzazione alternativo a VirtualBox, che è proprietario, quindi non è open source, non è bello che ne parli, però effettivamente vi dà una gain di prestazioni ben differente, per cui vi consiglio di dare un occhio. Fatto più prestanti in altri contesti, ma pur essendo proprietario esiste un player, cioè la versione tra virgolette ridotta, che è gratuita, che possiamo usare. Esiste anche una versione server più completa, ma con prestazioni decisamente ridotte, penso puntualmente, perché sennò sostituirebbe quella pagina. Ok, adesso noi prima abbiamo visto che abbiamo creato la nostra Ubuntu Bone 2 e per far vedere che sono interoperabili VirtualBox e VMware proviamo ad avviarlo da VMware Player. VMware Player si scarica dal sito di VMware, che mi sembra, insomma, con una ricerca su Google si trova. Per cui andiamo su VMware Player, questo è VMware Player, ok? È abbastanza semplice e simile. Per cui adesso proveremo a creare una nuova macchina virtuale da VMware Player che utilizza lo stesso disco virtuale che abbiamo creato prima con VirtualBox. E dovremmo avere un pin. Vabbè, forse ci conviene spegnere una macchina virtuale. Possiamo fare il ecco, vedi? Taglia resta e quindi proprio spegniamo il sistema. Intanto configuriamo la macchina virtuale con VMware Player, diciamo Theta, New Virtual Machine. Adesso qui dovremmo dargli un po' di impostazioni di default per poi poter scegliere manualmente, perché questo wizard, questo procedimento guidato è piuttosto limitato. Gli diciamo che sarà Linux Ubuntu, vedi, dice che lo metta un po' dove vuole, e gli diciamo di creare una hard disk che poi comunque non useremo. Confermiamo. Ok, adesso qui ci appare il nostro Ubuntu. Andiamo su Edit Virtual Machine Settings per fare qualche modifica avanzata. Questo è l'hard disk che ha creato lui al volo, ma che noi non vogliamo usare, quindi facciamo remove, possiamo fare add, aggiungiamo un hard disk e diciamo di usare un hard disk che già esiste. Ok, ora lui ce lo fa scegliere e andiamo a scegliere quello del di Ubuntu Bone 2, selezioniamo il file VMDK, diciamo di tenerlo così com'è, non aggiornarlo, facciamo save, dovremmo avviarlo e tutto va bene, dovrebbe funzionare.
Questo è un esempio rapido per farvi capire che comunque questa cosa si può fare e può dare un vantaggio di prestazione. Quindi sono collegate. Insomma, adesso si sta avviando, tra poco potrebbe essere importante. Anche il webware ha alcune delle funzioni che, di cui abbiamo parlato prima, quindi si può connettere e disconnettere una stampante, scheda audio, la connessione, addirittura i floppy. E c'è Unity, che è la versione di OneWare per la modalità, quella che abbiamo chiamato prima la modalità trasparente. Invia, controllate ed è per riavviare e cose simili. Quindi diciamo sono due programmi molto simili. Questo è il concetto che deve passare. Vedete che anche in questo caso ci sono le scroller, perché anche qui anche OneWare ha delle sue guest addition diverse. Insomma, questa era per darvi una breve visione anche di OneWare, perché è un software che vale la pena. Vedere è totalmente funzionante ed è esattamente la stessa che abbiamo usato prima, quindi diciamo modifica sull'una si ripercuoterà anche sull'altra. Bene, torniamo alla nostra slide, qui ci sono le istruzioni di quello che abbiamo fatto in caso voleste rifarlo. Adesso vediamo la cosa più interessante che vi propongo, che è quella che dicevo di virtualizzare sistemi già installati. Cioè, se voi avete installato su, avete il vecchio Windows ancora installato e su un'altra partizione avete messo Ubuntu, adesso vediamo come si può, da Linux nel mio caso, tenteremo di avviare l'installazione di Windows che io ho già su un'altra partizione. Questo è comodo soprattutto all'inizio, se si sta passando da Windows a Linux, come probabilmente molti di voi, e volete che si vuole continuare a farlo per un certo periodo. La cosa bella di virtualizzare direttamente è che VirtualBox o OneWare può fare accessi diretti al disco e quindi non deve passare per un file. Prima abbiamo detto che il disco virtuale era un file, questa volta invece è direttamente una partizione, quindi fa accessi diretti al disco e abbiamo un vantaggio di prestazioni. Allora, vediamo come si fa. Allora, per farlo, questa è un'operazione che purtroppo VirtualBox supporta questa cosa, ma non permette di crearlo con un'interfaccia grafica. Quindi dobbiamo crearlo da OneWare Player e poi avviarlo da VirtualBox. Vediamo come si fa. Questa qui la prendiamo di giusto. Devo aver chiuso con una previa, la riavviamo. Allora, qui abbiamo la nostra vecchia macchina, però dobbiamo creare una nuova. Quindi creiamo una nuova macchina virtuale. Anche in questo caso, siccome dobbiamo fare delle impostazioni avanzate, dovremo prima dare un po' di impostazioni default e poi modificheremo. Quindi gli diciamo che installerò dopo il sistema operativo. Questa volta io ho Windows, quindi mettiamo Windows 7. File da 60 lire, ma in verità non lo creerà per il fatto che appunto lui di default li fa dinamici e quindi finiamo la procedura guidata. Adesso andiamo sulle impostazioni avanzate, quindi selezioniamo il nostro Windows 7, Edit Virtual Machine Settings, togliamo sempre quello che ha fatto lui che non ci interessa e facciamo hard disk e questa volta facciamo quella for advanced users, ok? Use a physical disk, cioè quindi gli diremo di usare direttamente il nostro hard disk fisico, quindi non più un file nel nostro sistema, ma direttamente l'hard disk. Andiamo avanti, e qui ci permette di scegliere quale, vabbè i nomi sono un po' criptici, però ad esempio qui dice SATA, io so che Hitachi, so che ho un hard disk SATA e Hitachi, quindi lo seleziono.
questo qui è il disco esterno, questo deve essere il lettore CD, quindi seleziono SATA, comunque indicativamente perché anche lui è una disk SATA, quindi selezionate la voce con SATA. Diciamo di usare il disco intero, cioè quindi diamo completo accesso al disco. Questo comporta dei rischi, ma che tra poco vedremo, però io ho già testato e dovrebbe funzionare. Ok, quindi adesso qui ci dice, lui lo salva di default, diciamo di noi dove salvarlo, dove salvare il disco virtuale. Cioè quindi lui adesso sta creando un disco virtuale che fa riferimento all'hard disk fisico. Ve lo facciamo mettere nella mia cartella home. Lo chiamiamo Windows Reale. Ok. Finisci. E lui l'ha creato. Ok. Adesso volevo potrei farlo partire anche da un web player, ma non è consigliabile in questo caso, perché se diamo il completo accesso al disco è meglio utilizzare VirtualBox. Quindi torniamo su VirtualBox e vediamo come si può questa volta fare il contrario, cioè aprire il file creato da un web player. Quindi facciamo una nuova macchina virtuale, diciamo Windows Search Reale, che poi praticamente sarebbe la stessa cosa di un Search Reale, che ho fatto io, però la rifacciamo. Vediamo un po' più di RAM, perché Windows Search non è proprio un ragazzino leggero, e diciamo di usare un disco fisso esistente. E andiamo nella cartella dove abbiamo appena salvato, cioè il nostro Windows Reale UMDK. Qui dice 232 GB, che è la dimensione del mio disk fisico. Ok? Andiamo avanti. E creo. Adesso dicevamo, perché può dare problemi questa cosa? Se provate a fare questa cosa a casa, che sulle slide ho spiegato passo passo come fare, perché vi ho seguito ogni cosa. State attenti, in ogni qualsiasi caso, a non avviare il sistema operativo che è già in esecuzione. Ora vi faccio vedere. Normalmente l'avvio adesso, se avete installato sia Windows che Ubuntu, vi dovrebbe apparire una schermata simile a questa. Ecco, simile a questa, no? Dove avrete, diciamo, magari meno voce, ci sarà Windows 7 e poi Ubuntu, no? All'avvio dovrebbe apparire una cosa simile, sarebbe installato tutte e due. State attentissimi a non avviare di nuovo Ubuntu, perché se avviate un sistema che è già avviato, lui ha accesso completo al disco e quindi inizierà a scrivere file che sono però magari sta già scrivendo l'host, e quindi vi si completamente stopperà l'installazione. A me è successo più volte per errore, vi sconsiglio di farlo. Però comunque sia, se invece voi prestate attenzione, avviate solamente Windows 7, Windows 7 non toccherà in alcun modo le altre partizioni e tutto funzionerà fluidamente. Sperando in Dio. Quindi proviamo ad avviare Windows 7. Ecco qui io su Windows 7 ho già installato le guest edition, quindi quando partirà in teoria dovremmo avere queste scomba. Ma io in questo caso trovo anche la possibilità di avere tutto il disco per cui usare il bootloader, questo ho già detto. Potevo anche far sì che il disco virtuale andasse, diciamo, soltanto sulla partizione di Windows e mi avviava direttamente quello. Sì, potevi farlo, si poteva impostare, infatti, tanto che c'è il mio video se lo faccio vedere. Andiamo sulle impostazioni, questo è il primo web player. Se andiamo su Edit Virtual Machine Settings, vabbè, adesso facciamo finta di mettere un nuovo disk. Prima abbiamo fatto Use Physical Disk e qui c'era Use Entire Disk o Use Individual Partitions. La cosa più logica, dato il rischio che vi ho detto che c'è, sarebbe fare Use Individual Partitions e selezionare. Ah no, però dicevo, mi è sparita una partizione, non ho selezionato il disco sbagliato. Selezionare soltanto la partizione TFS, che è quella di Windows, no? Il problema, questa cosa si può fare, vi consiglio di provare a farla perché non comporta nessun rischio. Il problema è che nel mio caso, ma come nel mio penso anche nel vostro sarà, il problema è che il grab, cioè quello che vi permette di scegliere se avviare Windows o Linux, utilizza una parte che sta prima della partizione 1, ok? E per questo bisogna dargli o accesso intero al disco oppure andare a modificare manualmente il file che crea
però cioè, se volete ve lo spiego, io l'ho fatto, però è un po' rischioso, cioè bisogna saperlo fare, per cui magari un'altra faremo un corso di virtualizzazione più avanzato in cui lo spiegherò, ma non ve lo consiglio. Comunque sia, io vi dico, io ho avuto danni per il fatto che sulla scelta del sistema operativo di default c'era Linux, e quindi se io mi distraevo un attimo mi si avviava. Però se voi prestate attenzione a avviare Windows non ci dovrebbero essere rischi. Comunque sia, l'obiezione è assolutamente corretta. Va bene, allora, qui abbiamo il nostro Windows, inserisco la mia password. Windows non l'ho attivato, però test layer, quindi il software non l'ha fatto. Come vedete, abbiamo detto che ci sono le guest permission attive, quindi il desktop si ridimensiona automaticamente. Infatti ci dice anche, c'è un update avviabile tra le guest permission, se voglio posso installarlo. Una cosa carina è che se voi aggiornate VirtualBox e avete installato le guest additions, lui automaticamente se ne accorge e vi chiede di aggiornarle. E comunque sia, certo, niente, è il mio sistema operativo che uso da anni, cioè che ormai non lo uso più, però insomma c'è tutto quanto, anche c'ho lo studio, dovrebbe partire le persone dello studio che non ci chiederà. E insomma questo è quanto. Come vedete ci sono i soldi sempre che si vuole aggiornare, perché sono un po' che non l'avvio, mi chiede se... Beh, insomma questo è quanto, per cui diciamo, se voi volete e non vi sentite ancora pronti come mi sono sentito io a switchare da un giorno all'altro completamente a Linux, potete fare questa operazione. State attenti soltanto a questa cosa, oppure comunque sia io tra un po' avrò l'intenzione di fare un post dove spiego come fare quello che diceva Pinetti, e per cui se volete potete andare a vedere. Comunque sia, se state attenti non dovrebbe succedere niente, in ogni caso vi suggerisco di passare completamente a Linux perché è la soluzione migliore. Vediamo se abbiamo avuto qualcosa da dire. Ecco, qui dicevo di stare attenti. Avete domande allora su virtualizzazione, virtualizzare cose o sistemi operativi da installare così? Sì. Hai avviato la partizione Windows esterna con WebAware? No, io ho creato il disco virtuale che contiene il riferimento alla partizione fisica col WebAware Player, perché VirtualBox non supporta di fare questa cosa, ma poi ho utilizzato quel disco virtuale da VirtualBox, perché VirtualBox supporta l'avviare da disco fisico ma non ha un'interfaccia grafica per farlo. È una picchiata, ma è così, e per cui questo in pratica per fare questa cosa devi passare per forza da WebAware. Puoi scriverti il file di configurazione a mano, sì. Oppure c'è un sito che si chiama EasyWebMX, però non ti permette di fare questa cosa, cioè è un file per generare configurazioni di WebAware, ma non ti permette di fare questa cosa, quindi sostanzialmente sì, devi installarti WebAware, oppure WebAware, io ti passo il mio file e poi tu lo fai a mano. Però WebAware non è solo proprietario, mi sa che c'è una versione open. Sì, cioè, l'ho detto, WebAware Server, che è open source, però non lo so se può creare un meditato con questa feature tramite interfaccia grafica. Comunque sia, voglio dire, installarsi un web player, vabbè, non è un open source, però lo scarichi, ti crei il file, lo disinstalli, non è una... Stallman non se la prenderà mai. Ok, se hai risposto alla domanda. Altre domande, così di curiosità, altre cose strane da fare? Va bene, allora io avrei terminato e la lezione di oggi termina qua. Vi ringrazio per l'attenzione.